a tutti e bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi video haul e torniamo con un video Shein. Era da un po' da quest'estate che non facevo un video haul Shein, quindi eccoci tornati. Ho un bel po' di cose da farvi vedere, principalmente cose invernali. Come al solito ve le faccio vedere così e poi ve le faccio vedere indossate. Nell'info box trovate sempre tutte le informazioni con il mio codice sconto che è GE2374. Questa volta è un codice sconto complesso. Io direi di iniziare subito. Sì, tralasciate la mia voce un po' influenzata, rauca, con catarro, però non sono stata particolarmente bene sti giorni e quindi ho ancora degli strascichi di influenza. Partiamo. Inizio con farvi vedere tutti i pantaloni che ho scelto. Ho scelto delle cose un pochino più particolari rispetto al solito. Non sono le classiche collezioni di Shein, quindi fatemi sapere poi cosa ne pensate, se vi piace, qual è il vostro capo preferito, eccetera. Il primo pantalone è questo jeans grigio, in realtà è un jeans abbastanza leggero ed è carino perché c'è questa scritta sulla gamba For you do you be you, mentre dall'altra parte ha uno strappo sul ginocchio. Il taglio è abbastanza dritto, quindi va giù straight, e qui ho questi dettagli bianchi. Questo è un XS, nulla da dire, molto bello, mi piace, forse un pochino leggero il jeans, ma ci sta. Non so se avete notato, mi sono anche tagliata il ciuffo corto. Sì, tra le mie pazzie c'è stata anche questa in questi giorni di malattia. Poi ho scelto questo pantalone lilla. Ho scelto principalmente per il colore, perché mi piaceva molto, non niente di questo colore. Taglio sempre dritto, e questo è uno di quei classici pantaloni che a volte si abbinano con i blazer dello stesso colore, a vita alta, con le taschine qua davanti, molto classico. Questo me lo sono immaginata, non so perché, con le Dr. Martens. Anche questo è un materiale super leggero, quindi ci avrò un po' freddo quest'inverno. Forse un pochino più primaverile rispetto che invernale, però io lo indosserò comunque. Poi un altro pantalone, particolare anche questo, di questo colore che non saprei identificare. Sembra un beigiolino grigiastro. Ha il taglio dritto della gamba, sul lato ha questo fulmine, dietro sulla taschina c'è scritto Insert Feelings. Anche di questo ho preso l'XS, mi va giusto. Carino anche questo, materiale sempre non troppo pesante, però ci sta. Poi passando invece a un abbigliamento un pochino più sportivo, ho scelto questo pantalone che in realtà l'ho scelto per stare in casa. Mi ispirava, non so perché. Perché non c'ho niente per stare in casa, sto inverno, quindi ho detto proviamo questo. Con la gamba larga, un po' zampa di elefante. Di questo azzurrino molto bello, con insomma l'accetto qui davanti. È strano il materiale, vedete? Un po', non vorrei dire una cavolata, trapuntato, non lo so, però mi piaceva. Non ha le tasche, però ci sta. Ha vita molto alta, molto. Anche questa è un XS. Poi ho scelto un'altra tuta. Questa è una di quelle tute che rimangono però attillate, quindi non larghe. Ed è semplice, marrone, sempre con lo stroppino qui sopra. Va giù abbastanza attillata con poi i polsini, tra virgolette, sulle caviglie. Qui c'è scritto Flows of Couture. Boh. A vita alta anche questa, molto basic, però ci sta. Queste cose le metto tanto quando voglio magari andare a trovare la Giulia e i gatti, quindi devo fare praticamente 3 minuti di strada a piedi, ma non me la sento di uscire totalmente sfatta, allora mi metto su una bella tuta. Infatti la mia collezione di tute si sta ampliando in una maniera assurda, sto inverno le sto usando tantissimo. L'ultima tuta che ho scelto è una tuta panna, che non avevo. L'unico dettaglio è appunto questa scritta nera sul lato della gamba. Con scritto abbi il coraggio. Anche qui hai i polsini che si stringono sulle caviglie, la fascia qua che si stringe in vita, le tasche. Non è particolarmente trasparente essendo bianca, quindi top. E comunque io quando metto tutte bianche, tutte panna, poi metto sempre sotto delle mutande color carne perché con le nere, per quanto in controluce un po' si vede. E anche di questo ho preso l'XS. E poi ho scelto questi leggings neri che ho messo ieri per andare in accademia e sono molto molto belli, mi sono piaciuti tantissimo. Perché sono tipo quel materiale lucidino da palestra e hanno questa banda in vita. Sono molto belli, mi calzano bene. Questa mi sembra avessi preso la S. Il materiale è bello spesso, quindi non è per nulla trasparente e tiene anche caldo perché l'ho messo ieri che c'erano boh, 3-4 gradi, sono stata bene. Ho scelto una cosa un po' particolare. No, ho scelto questo vestitino invernale perché alla fine sono di quelli da mettere con sotto le dolci vite. Bianco con i bottoni oro. Sono quei vestiti un po' stile Coco Chanel.
Chanel, più o meno, con questi spacchetti qui, alla zip a scomparsa dietro. Carino, magari con una cintura che fascia al punto vita, magari quella nera di Gucci, mia con sotto Dolce Vita nera. Approvato, particolare, ci può stare. Poi ho preso un gilet molto classico, easy, di quelli gilet maglioni, che vanno adesso tutto panna. Normale, carino, molto leggero il materiale, questo ho preso la S, e niente, scollo a V, carino. Ci piace. Molto basic, l'ho preso sì da mettere con i jeans. Poi ho scelto una maglietta bianca. Ogni tanto negli haul butto dentro delle maglie così a caso, tipo maniche corte da mettere. O come pigiama anche da mettere in casa oppure per fare ginnastica, anche se in realtà non la faccio. Una maglia tutta bianca davanti, molto basic. E poi dietro ha questa tigre rossa super carina. Di questa ho preso l'XS. Ma è bella... Ah, perché forse questo era uomo. Sì, forse sì. Perché dovete sapere che quando faccio gli haul io guardo sempre anche il reparto uomo. Perché per le t-shirt hanno cose molto più carine. Sì, penso che questa fosse da uomo. Infatti è un XS ma veste abbastanza oversize. Però mi piace il fit così un po' più largo, quindi non è assolutamente stato un problema. Poi questa sempre l'ho presa nel reparto uomo, mi sono ricordata ora. Infatti è un XS anche questa, però veste un po' più piccola dell'altra ma comunque abbastanza oversize. È di questo colore panna rosatino con scritto Los Angeles. Angeles. E mi piaceva il dietro perché c'è scritto City of Angels con il cuoricino. Mi ispirava. Un'altra t-shirt, questa ho aperto il pacco e ho detto, ma l'ho scelta io? Cioè è bella. Però è strano, non so perché l'abbia scelta. Effetto tie-dye, bianca e arancioso, bianca. Nera e arancioso, un po' come se fosse andata sopra la candeggina o il decolorante. E non so neanche cosa ci sia scritto. Tattoo Los Angeles, sempre Los Angeles, molto bene. Questa non so se fosse del reparto uomo, ma è un XS ed è abbastanza grande, quindi credo proprio di sì. Bella, carina, mi piace, devo essere sincera. Ho preso un maglioncino, innamorata follemente di questo maglioncino, pur essendo cortissimo. Però in realtà l'ho messo l'altro giorno con i leggings a vita alta. C'avevo un pochino la pancia scoperta, giusto perché non ero sufficientemente influenzata, ho detto usciamo con 3 gradi con la pancia scoperta. Comunque questo maglioncino, vedete, lo vedete già così che è cortissimo. Sempre effetto tie-dye, azzurro, boh, color petrolio e nero, con queste maniche lunghissime, lunghissime, ma addosso vi giuro sta proprio proprio bene. Adesso lo starete vedendo, mi piace tantissimo come calza, il fit, mi piace tutto. Super approvato. E di questo ho preso la S, cioè avessi preso la M sarebbe stato un pochino più lungo, ma le maniche poi sarebbero state chilometriche, già sono lunghe. Poi ho preso una felpa che è di un materiale super bello, ma anche proprio come veste, è questa. Adesso non starete capendo molto vedendola così col cappuccio, ma adesso che la starete vedendo indossata è top, mi piace molto. Ho preso la XS, poi ho scelto un golf che mi piace tantissimo, nero con questi disegni viola e giallo barra verde fluo, bellissimo. A parte che questi golf di Shein sono caldissimi. Ho preso la S di questo e mi piace proprio l'abbinamento di colori, anche diciamo la fantasia tra virgolette, anche se in realtà è più un ghirigoro che una fantasia vera e propria. Molto bello, mi piace molto. Io proud, quando tipo faccio degli acquisti su Shein che sono top, sono quasi proud di me stessa per aver scelto bene. Poi ho scelto un altro gilet, questo qui è il bagnato del ferro da siro. Questo è un po' più lungo, marrone. Semplice, il materiale è sempre abbastanza leggero, però ci sta. E con i due spacchetti qua in fondo. E niente, quindi bello. Quando non sapete che mettere, Dolce Vita, questo è un jeans, stivaletto e siete a posto. Poi ho scelto una cosa un po' particolare che non è molto da me, però ho detto boh, ci sta bene con le mie scarpe. Ho preso un blazer verde XS. Può avere un suo perché, secondo me, cioè bisogna solo saperlo abbinare. Non so se sia molto il mio stile o non so se io sia in grado di abbinarlo, perché sulle altre i blazer mi piacciono da morire, su di me un pochino di meno. Vedremo, vedremo, non lo so, magari con una cintura in vita. Sempre rimanendo in tema di questo colore, perché ho le scarpe e non ho nulla di verde. Ho preso questo toppettino monospalla che in realtà è estivo, quindi però ho detto vabbè al massimo ci faccio qualche TikTok.
Carino, non ha una vestibilità super mega top, però ci sta, abbastanza semplice alla fine. E intanto mi sta andando via la voce. Penultima cosa che vi faccio vedere è super particolare. È così particolare che mi ha convinto, cioè mi piace proprio. È questo vestito lilla con tutte queste frange, stile Charleston, non lo so, mi piace tantissimo. L'unica cosa che voglio fare è stringerlo leggermente qui lato, chiudere questo buchetto, chiudere il buchetto qui dietro in modo che rimanga un pochino più attillato, perché ho preso la S, mi sembra, la taglia più piccola che c'era, però mi ha comunque un filino largo, ma mi piace da morire, cioè mi piace un sacco. E ultimissima cosa che ho scelto sono degli elastici. Degli scrunchies, non si aprono, ok? Sono tre scrunchies rosa, dorato e nero e sono in seta se non sbaglio, fatemi leggere. Sì, carini perché con i capelli corti mi piace avere degli elastici che siano, cioè già non posso farmi niente, però almeno avere un elastico che sia, beh, bella questa pettinatura che mi sono fatta, sembro una cuoca, però almeno insomma avere un elastico che sia carino. Quindi anche questi approvati. Ok, io vi ho fatto vedere tutto. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più. A me di quest'haul, non lo so, per particolarità direi il vestito lilla, per cose invece che effettivamente utilizzerò di più, i due maglioncini e le tute. Vi ho già detto che nell'info box trovate tutto quello che vi può servire se volete fare shopping su Shein utilizzando il mio codice sconto. Io vi mando un bacione immensissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!